Incontro lunedì pomeriggio a Castellamonte tra Consiglio Comunale della Croce Rossa e Comitato Locale di Castellamonte. La Croce Rossa ha richiesto questo confronto per esporre all'amministrazione la problematica che sta vivendo legata al canone di locazione della sede, passato da 18.000 euro annui a 41.000. Ora siamo qui a chiedere l'aiuto di tutti, come l'abbiamo fatto con la Regione, come l'abbiamo fatto con l'ASL 4, come lo facciamo con i volontari che sono qui, perché questo aumento di canone comporterebbe comunque che la percentuale che rimane a carico del comitato aumenta. E quindi anche questo significa che tutti noi dovremmo impegnarci per i prossimi anni a rispondere di più alla richiesta del privato, fare più assistenze, cioè fare tutti quei servizi che ci permettono di abbassare qualcosina e quindi coprire quella parte di aumento. La nostra richiesta al Comune è quella di mettersi una mano sul cuore e tornare, e il e fare portafoglio. portafoglio, anzi due portafogli, e tornare al vecchio contributo. Concorde l'amministrazione comunale nel cercare di trovare una soluzione. Il primo a prendere la parola è stato il sindaco Paolo Mascheroni. È chiaro che non posso impegnare Certo, ma per i questo prossimi 6 anni, perché posso impegnare questo impegno a verificare se c'è con la ragioneria, soprattutto con i soldi che fanno il bilancio dell'assistenza, cosa riusciamo a agevolare. Chiaramente non è un problema che bisogna risolvere, perché è un'attività eccezionale che ci resta la volta, e quindi è indispensabile trovare una soluzione. Riportare il contributo del comune 5.000 euro, secondo il consigliere di opposizione Pasquale Mazza, è possibile. Io credo che per il ruolo che la Croce Rossa ha avuto ed ha a Castellamonte, penso che Luca Delliserve, che il sindaco ha, io credo che 2.500 euro nel bilancio, in qualche maniera si può cercare di arrivare a trovarle. Sicuramente, sì, i 2.500 più, dicevo. Mi impegno sin da ora, chiaramente io sapete che voto sempre, quasi sempre contro a tutto, ovviamente questa è una cosa alla quale io voterei sicuramente a favore. L'assessore Nella Falletti ha subito contattato tramite SMS la funzionaria per conoscere il margine di fattibilità. Faccio un controllo a giorni, lo comunicherò al sindaco e vi faremo sapere se già ho qualcosa in risparmio, perché noi facciamo sempre, ci teniamo sempre qualcosina per le emergenze, se c'è qualcosa sarà già accantonato per questo motivo. Il consigliere Roberta Bersano ha sottolineato l'importanza della Croce Rossa, polemizzando sul fatto che in passato si sono sprecati tanti soldi per altro. Non vorrei polemizzare, ma tanto di soldi ne sono stati sprecati tanti, di conseguenza magari 2.500 euro non farebbero la differenza per aiutare un ente come quello della Croce Rossa. Grazie.